La solidarietà fa bene a chi la riceve, ma soprattutto a chi la dona. Ne sa qualcosa la NIDA, la Nazionale Italiana dell'Amicizia. Sono un gruppo di ragazzi con un cuore buono che si sono incontrati per donare amore agli altri. Questa mattina, in occasione della giornata mondiale del gioco, la NIDA ha portato le fiabe e i supereroi in corsia. Una mattinata che si è svolta con laboratori espressivi ed artistici in tutte le sale del gioco dell'ospedale. Oggi pomeriggio invece questi fantastici ragazzi si sono trasferiti alle OGR, dove Torino è stata capitale per 4 giorni della moda. La NIDA, ovvero la Nazionale dell'Amicizia, è nata con un solo obiettivo, quello di girare l'Italia con lo scopo di sensibilizzare la gente ad aiutare i bambini in difficoltà. Ad ascoltare un pezzo del musical che la Nazionale dell'Amicizia sta portando in giro per i teatri a scopo benefico, anche l'assessore all'ambiente Alberto Unia. Mister Nidus è un personaggio di fantasia ed è anche la mascotte dell'Associazione Nazionale Italiana dell'Amicizia. Siamo con Capitan Harlock e Capitan Marlow, ovvero Walter Galliano e Elena Galliano. Questa è un'altra grande vetrina per la Nazione Italiana dell'Amicizia, siamo social partner a OAS, questo evento meraviglioso che rilancia la grande moda a Torino. Torino è la città natale della moda, non scordiamocelo, ed è bello che stia ritornando a pulsare qualcosa di inerente. Veramente 4 giorni molto molto intensi e siamo riusciti a far conoscere il nostro progetto anche qui, che poi vabbè ormai è risaputo, insomma, dobbiamo costruire un centro sportivo di 40.000 metri per bimbi e ragazzi disabili. A Falchera in settimana depositeremo il progetto esecutivo, tra una ventina di giorni iniziano i primi scavi, quindi stiamo navigando a vele spiegate. Evidentemente c'è tantissimo da fare, c'è da trovare fondi, materiali, forza, proprio muscoli, tante volte di volontari che vengono a dare una mano. E queste sono vetrine fondamentali per essere contagiosi, per trasmettere la nostra energia positiva. Sta girando un po' già per tutta Italia il musical. Torneremo a Torino sabato prossimo, sabato 1° giugno, al Teatro Marchesa, che da un lato porta a termine un progetto sul bullismo iniziato proprio al complesso Sabi in Marchesa, che avrà l'apice appunto sabato prossimo, quando tutti i bimbi verranno a vederci la mattina. E il pomeriggio avremo 3 spettacoli in fila, uno dietro l'altro, per soddisfare le grandi richieste di biglietti che ci sono. Insomma, è un musical basato sull'amicizia, i supereroi, la ricetta è vincente, insomma, per i bimbi è fantastico, ma è molto bello anche per gli adulti. Si ripercorrono un po' i cartoni animati della Disney, c'è tanta fantasia all'interno del copione, scritto da noi, che lega il tutto, e veniteci a vedere, merita Anita veramente. in campo anche lunedì. Sì, beh, questo è un motivo di grandissimo orgoglio. Apriremo la partita del cuore, saremo nel pre-spettacolo con una pillola del musical. Penso che si realizzi il sogno di tanti di noi, insomma, magari da piccoli pensavamo di arrivare in quello stadio in veste da calciatori, ma forse ci arriviamo in una veste ancora più importante, che è aiutare il prossimo. Beh, nella vita noi siamo fratelli e nel musical siamo di nuovo fratelli. Allora, non c'è cosa più bella che un cuore unico si unisca in questo. Nessuno è indispensabile, ma tutti siamo utili, come portare un sorriso, portare allegria, anche perché questo musical, oltre a far divertire tanto i bambini, è un momento di aggregazione anche per i giovani, per i genitori, perché naturalmente quando hai un bimbo conosce alla perfezione tutto quello che è il suo mondo. Mi sento un po' loco, un pochino di dito, loco, tu spesso mi sorprendi, mi voglio e mi riprendi.